Amici di Dieta Flessibile, ben ritrovati con il nutrizionista più amato dagli italiani e oggi sono con un'amica che vuole raccontarci la sua esperienza perché ha avuto dei risultati incredibili. Sono felicissimo del suo percorso. Ed è la nostra amica Daniela. Benvenuta Daniela. Ciao a tutti. Daniela, allora raccontaci un po' proprio chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi nella vita. Allora, io sono una ragazza signora di 59 anni, sono dipendente di banca con un ruolo di responsabilità. Erano parecchio tempo che vi seguivo tramite internet e YouTube e dopo circa un anno e mezzo che vi seguivo ho deciso di accedere, diciamo, a questo percorso. L'ho fatto, devo dire che l'esperienza è più che positiva perché innanzitutto come alimentazione è sicuramente diversa da tutte le altre diete che sto facendo. Ne fatte diere in passato? Io sono, sì, ne ho fatte diverse perché poi a livello di costituzione io sono sempre stata una persona in sovrappeso, in poche parole, anche per un discorso ereditario di mia madre. Ho fatto più o meno diete, a volte riuscite, a volte no. L'ultima che ho fatto sono stata circa 4-5 anni fa e effettivamente ero dimagrita molto. Sono stata stabile un anno e mezzo, due, poi come tutte le diete ho ripreso su tutto, quasi tutti i chili. Ho capito. E poi diciamo, non mi sentivo bene fisicamente, più per un discorso di salute che di estetica, e quindi ho deciso di approcciarmi, diciamo, a questo nuovo metodo. Ti posso chiedere cos'era che, visto che hai voluto provare questo nuovo metodo, magari delle diete, chiamiamole classiche, no? Quelle solite che fanno tutti, c'era qualcosa che non ti piaceva, o altrimenti saresti tornata a fare le stesse diete? No, allora, le diete pressappoco si assomigliano un pochettino tutte. Come al solito erano le solite classiche 1000-1200 calorie, tutto pesato, tre cucchiaini d'olio, la pizza non si poteva mangiare, la pasta poco, tutti i fritti niente, insomma la classica dieta con le 40 grammi di fettina, con le 60 grammi o 100 di verdura scondite. Chiaramente, come dite voi, così si dimagrisce per forza, però Sì, non mangi magari niente. non mangio niente. Ecco, il mio obiettivo quando mi sono approcciata a dieta flessibile proprio è proprio di cambiare questo maledetto metabolismo. Era quello che io voglio fondamentalmente. Poi ho 59 anni, è chiaro che non posso pretendere di avere un fisico di una ventenne. Però, come diceva Simona che mi segue e cui diciamo ringrazio, magari un miglioramento, comunque una maggior tonificazione, e a me insomma è il mio obiettivo. Però ecco, la cosa principale che voglio è proprio questo accelerazione e cambiamento del metabolismo, perché se questo dovesse avvenire, poi chiaramente di conseguenza tutti gli altri problemi verrebbero meno, insomma, ecco, è Certo, questo. diciamo che già siamo sulla buona Vedendo strada, no? Perché i risultati di cui mi parlavi prima sono quanti chili hai perso, quanti centimetri hai perso? allora, diciamo come chili ho perso circa, mi sembra 8 kg. Sui centimetri invece mi sembra ora fra, diciamo, la parte che è dimagrita molto e soprattutto la parte sotto, che è quella poi, diciamo, importante. E Ottimo. mi sembra addirittura lì parliamo di, adesso non mi ricordo esattamente, ma credo che già siamo a 13-14 È centimetri solo sui fantastico. Sono un fianchi sacco qua. di taglie, ottimo, ottimo risultato. Sulla vita sono 11 centimetri, e le braccia 2 o 3, però insomma no, come centimetri ci siamo, mi sto asciugando, però ecco, è chiaro, il percorso ritengo che sia lungo, ma è giusto che sia così. A volte, come diceva Simona, vedo qualche commento di gente che dimagrisce molto più velocemente di me. E allora lì è una pura sana invidia, però capisco che ognuno ha il proprio metabolismo, il proprio fisico e le proprie caratteristiche. Quindi uno si deve basare su se stesso e non sugli altri. Certo, poi qui vorrei aprire anche una parentesi perché tu hai detto una cosa all'inizio che è sacrosanta, è giustissimo, cioè dopo tante diete.
una persona, magari il metabolismo va a rovinarsi, va a distruggersi, quindi ci sta che prima bisogna fare una fase in cui si ripara il metabolismo, altrimenti se questa fase non la fai, non perdi mai peso, ovviamente. E tu invece già l'hai Esatto. riparato, hai perso 8 kg, quindi in realtà sei stata velocissima a riparare il metabolismo, e questa è una cosa ottima, bravissima. Io spero. Ti posso chiedere però, prima di iniziare, visto che ormai sei dentro il percorso, ti piace tutto, però all'inizio, prima di iniziare, che avevi qualche dubbio? C'era qualcosa che non ti convinceva magari fino in fondo? No. L'unico dubbio che avevo, ma perché non capivo questa famosa mappa dei macros, che per me era un termine che non avevo mai sentito e che poi, sentendo anche le testimonianze varie, la stessa Simona dice: "Guarda, è molto più semplice", e io non capivo perché dicevo: "Ma che cos'è questa mappa dei macros?" Perché poi al primo, per esempio, colloquio che abbiamo avuto, gli ho detto: "Mi raccomando, non mi levare, ora sembrerebbe una stupidaggine, il latte ma della mattina con il caffè", dico, "perché per me quello non ci posso rinunciare". Dice: "Ma guarda, vedrai che tu puoi fare tutto quello che vuoi", cioè chiaramente rispettando i famosi. E per me questi macros erano una cosa, ecco, messa là. Poi invece mi sono resa conto che invece è stata addirittura la cosa più facile da seguire. Vero, anche perché immagino che all'inizio, quando ti dicono guarda che tu comunque puoi mangiare tutto quello che vuoi, fa strano. Non è normale. Sì, infatti non ci credevo, devo essere onesta. Ok, bene, ottimo. Quindi, oltre ai risultati, ti posso chiedere proprio cos'è che poi alla fine ti ha proprio convinto a iniziare? Hai detto guarda, questa volta forse è quella giusta. Ma io, come vi ho detto, vi ho seguito per 1 anno e mezzo. Ho letto un pochettino tutto quello che potevo guardare delle recensioni, i vostri video su YouTube, e mi sono fatta anche una domanda, visto che erano tantissime le persone che avevano apposto le testimonianze. Ho detto: "Mica saranno tutti, scusate, insomma, imbecilli". Quindi ho detto, dico, è Ci sta. No, stato, scusate il termine, però figurati. no, io prima di iniziare a questa dieta mi sono informata il più possibile per quello che mi potevo informare tramite, diciamo, internet, YouTube. Le argomentazioni mi sono sembrate più che valide e quindi mi hanno spinto a provare. Ottimo, fantastico. E quindi ora siamo qui con questi grandiosi risultati, bravissima. Ma in tutto questo percorso che ti sta dando un sacco di soddisfazioni, l'elemento più importante, se dovessi trovare proprio un elemento che fa davvero la differenza, qual è stato per te? Ma credo, cioè, a me continuo, forse sarò ripetitiva, però questo modo di alimentazione, cioè il fatto che io posso comunque mixare tutti gli alimenti e soprattutto non soffro né la fame né niente, cioè io non ho problemi, cioè per me è diventata quasi un'alimentazione ordinaria. Anzi, devo dire che qualche volta fatico. Perché, per esempio, ecco, a volte anch'io sbagliavo nella concezione: "Ma stasera mangio un po' meno, faccio gli esercizi e dimagrisco". Invece poi, seguendo i vostri video, diciamo, è esattamente il contrario. Poi dopo, nei vostri video dicevate: "No, se non mangiate, noi vi facciamo questo, stabiliamo questa mappa dei macros in base alle vostre caratteristiche, in base agli esercizi che fate". Quindi, se io poi tu vai a portare meno carboidrati e meno proteine e vai a fare esercizi, addirittura ingrassi invece che dimagrire. Anche questa cosa mi ha colpito molto. Ecco, e quindi magari ci sono dei giorni in cui forse, per carità, ho anche più fame, però generalmente, soprattutto quando sono stanca, tendo a non, dico, "Ma mangio meno di quello". In realtà poi mi ritornano sempre in mente queste parole che ho sentito proprio da te in un video, e quindi dico: "No, lui dice che comunque io devo mangiare quelli e bisogna che li mangio". E i risultati arrivano, infatti. Daniela, guarda, visto che ora tu sai che è possibile, cioè si può fare mangiare e dimagrire, cosa diresti a tutte le persone che magari ci stanno guardando, che magari vengono sul gruppo, sui social e che comunque continuano a fare le solite diete, quelle da fame, quelle drastiche? Io posso
solo che invitare a provare il vostro metodo. I risultati si vedono e sicuramente, insomma, è un metodo valido a tutti gli effetti. È diverso dagli altri, sicuramente, e però se non era diverso dagli altri, potevo continuare a fare le normali diete. Quindi ho voluto provare Giustamente. qualcosa di diverso. Ecco, di nuovo. Giustissimo. E poi hai detto benissimo, cioè il metodo può essere anche il migliore del mondo, però Esatto. dall'altro lato deve essere seguito, cioè va Sì. fatto bene per come è pensato. Quindi Sì, sono super a d'accordo volte con te. pensiamo che gli altri, cioè, possono risolvere i problemi nostri, invece no, bisogna un attimino. Gli altri ci possono aiutare a risolverli, ma poi dopo ci dobbiamo mettere del nostro, se no è inutile iniziare qualsiasi percorso. Parole sante, assolutamente. Daniela, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata con me oggi. Ti faccio ancora un sacco di complimenti per il tuo percorso e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, dico ragazzi, fate come ha fatto Daniela. Lasciate anche qua sotto un commento in questo video, commentate, vi inviamo noi un messaggio e cerchiamo di chattare insieme per capire come anche voi potete arrivare a dimagrire, perdere chili, mangiando i cibi che amate. Quindi per oggi dal nutrizionista più amato degli italiani è tutto. Noi ci vediamo alla prossima intervista.